Buonasera a tutti. Allora, come ha detto Monica, come ha raccontato Monica, sono stato coinvolto, invitato un po' in corsa su questo progetto. Mi fa molto piacere perché l'ambito della scuola è un ambito che seguo anche, diciamo, come attività extra professionali in Liguria Digitale e quindi mi ha fatto piacere in modo particolare il coinvolgimento. Le tematiche che si sono relative al Baido, cioè alla gestione dei dispositivi all'interno della scuola, sono emersi anche negli incontri di ricercazione durante l'anno. Proprio da parte degli insegnanti si è riscontrato che la gestione dei dispositivi e appunto di come questi vengono utilizzati dagli alunni è un peso, è un carico importante nella progettazione dell'attività. Quindi l'attività che stiamo svolgendo, e grazie anche a questo questionario che è stato preparato, condiviso, di cui iniziamo a raccogliere i frutti, è stata quella di fare un po' sintesi delle problematiche riscontrate. Qua vediamo alcuni temi che sono emersi, riportando per dimensione, per colore, le criticità che si sono riscontrate, dove il problema più... Come si può vedere, il problema più grosso che si pongono gli istituti, le scuole e i docenti è un problema che riguarda la sicurezza per l'uso di questi dispositivi all'interno della scuola. E quindi quello che riguarda sia come autenticare gli utenti, in questo caso non solo i docenti, ma soprattutto i ragazzi, e quali policy di sicurezza implementare all'interno della scuola per diciamo, non incorrere in problematiche di vario tipo. Quindi l'obiettivo è standardizzare le relazioni fra tutti questi elementi, no? Gli utenti, la sicurezza, sembra che comunque le scuole siano già a un buon livello, come si vedeva dalle slide precedenti, l'innovazione un po' è partita, no? Quindi gli apparati di rete, forse un po' di rete e di cablaggio all'interno delle scuole non è più un problema come anni fa, però la gestione per esempio invece delle reti wifi lo è. Nel senso che si ha un po' meno diciamo, dimestichezza con questi strumenti e soprattutto nel farlo, come citava Angela, in sicurezza. Quindi il nostro obiettivo è quello proprio di realizzare dei sistemi standard per la gestione di questi dispositivi, fare delle proposte, farle sperimentare al gruppo di ricercazione e quindi di fornire una soluzione per tutti. Possibilmente una soluzione basata su tecnologie open, semplice da implementare, dove il lavoro di Liguria Digitale, del Digital Team, è quello di cercare di appunto fornire uno schema facilmente riproducibile e dare una soluzione comune su cui fornire un supporto trasversale a tutti, invece che ognuno diciamo, attuare una soluzione propria. Se adottiamo una soluzione condivisa è più facile per tutti condividere le conoscenze, il supporto, anche se qualcuno si sposta all'interno degli istituti comprensivi, all'interno delle scuole, ritrova una situazione familiare. Questo dovrebbe aiutare anche in tutto quello che riguarda la parte di bio e di e-learning nell'abbassare lo stress degli insegnanti nel momento in cui si devono trovare a gestire una classe che utilizza strumenti propri all'interno della scuola. Questo un pochettino è il lavoro che stiamo predisponendo, quindi la predisposizione di un laboratorio dove poi si pensa di organizzare dei workshop dove presenteremo la soluzione, come è implementata e come viene gestita. Questo è il punto della situazione. Grazie. Sì, proviamo a dare un'anticipazione, diciamo che la soluzione che stiamo testando, cioè stiamo sperimentando alcune soluzioni, una è diciamo, in collaborazione con Cittadini Digitali che ha un progetto attivo per la gestione del wifi all'interno delle scuole, una seconda tecnicamente alla fine è molto semplice, che stiamo proprio sperimentando in questi giorni per una gestione veramente minimale, cioè semplicemente gli access point si occupano e si fanno carico di gestire tutto, quindi senza server aggiuntivi all'interno della scuola.
È una soluzione basata su una soluzione open italiana che si chiama Zero Shell, già in alcune scuole so che è in uso, che praticamente va a, diciamo, consolida su un unico server molto semplice tutte le funzionalità di base che servono all'interno di una rete e implementa già tutta una serie, oltre che di servizi di rete di base, ma anche di security, come un principio di web filtering, un principio di DNS filtering, la gestione dell'indirizzamento per i dispositivi mobili, l'autenticazione sia delle reti ospite che delle reti utenti che delle reti didattiche, per gestire, diciamo, in maniera semplice il tutto. L'oggetto è open, si può già vedere. Quello che stiamo cercando di fare è di testare un layout, proprio una standardizzazione base per uscire dal, diciamo, dalla gestione diciamo casalinga del wifi all'interno delle scuole. Abbiamo avuto riscontri di realtà dove non dico che c'è il wifi proprio aperto senza nessuna autenticazione, però gli utenti si rubano le password, i ragazzi cercano di prenderli agli insegnanti, hanno un'unica password condivisa per gli utenti. Bisogna noi cerchiamo in questa prima fase sperimentale di dare una base non con dei servizi estremizzati, cioè senza esagerare con la complessità, ma di fornire un minimo zoccolo di sicurezza all'interno delle scuole. Approfondiremo questo poi all'interno dei workshop e nei prossimi incontri, dove magari porteremo la soluzione pronta. Bene, grazie Andrea.